Borghi, autore di una doppietta e Coppola. Questi i marcatori del Catania che oggi è riuscito ad imporsi per la prima volta in questa stagione lontano dal Ciboli. 3-1 il risultato finale in favore degli Etnei ad Empoli al termine di una partita combattuta e che non ha difettato certamente per quanto riguarda i colpi di scena. Per la cronaca ricordiamo che era esattamente dal maggio del 1983 che i rossazzurri non riuscivano ad imporsi lontano dal Ciboli. In quell'occasione il Catania si impose per 3-1 sul campo della San Benedettese e fu praticamente la partita che rimise in corso i rossazzurri per la promozione in Serie A. Ma veniamo alla partita di oggi. Il Catania parte subito bene e nel giro di due minuti tra il quinto e il sesto riesce a creare due occasioni per rete, ma le sbaglia entrambe, con Mastalli prima e Coppola dopo, e come sempre accade nel calcio chi manca il gol viene punito. Infatti un minuto dopo va in vantaggio l'Empoli con una sventola dalla lunghissima distanza di Casaroli che sorprende Marigo. Sull'1-0 la partita sembra decisa in favore dei padroni di casa, ma il Catania, che sempre ha recuperato in questo inizio di stagione, non si arrende e comincia a macinare il gioco. La svolta dell'incontro, la prima al quarto d'ora, si fa male lo stopper titolare d'arrivo, al suo posto entra Mosconi, ma la difesa dell'Empoli non è più la stessa. Il Catania insiste e l'Empoli diventa più nervoso. Al 26esimo si fa espellere Calonaci per un fallo di reazione su Giovanelli a gioco fermo. A quel punto per i rossazzurri è un gioco andare a pareggiare al 31esimo con Borghi servito splendidamente da Mastalli. Sull'1-1 si chiude il primo tempo, nella ripresa si mette il pallone al centro e dopo un minuto il Catania è in vantaggio. Ancora Borghi, uno dei migliori in campo, così come domenica scorsa, va a siglare il raddoppio. L'Empoli in 10 uomini non ha più la forza per reagire e dal 21esimo arriva la terza rete di Coppola. A quel punto l'Empoli non ha più nulla da dire ed il Catania può controllare agevolmente una partita che non è mai in forse. Tuttavia agli uomini di Guerrini va riconosciuto il merito di aver attaccato sino all'ultimo istante e benché la partita fosse ormai decisa hanno cercato comunque di rendere il risultato meno pesante.